presentato a Palermo l'Efebo d'Oro, vince la 37esima edizione del premio cinematografico La spia di Anton Corbijn, ultimo film interpretato da Philip Seymour Hoffman. Dal 21 ottobre al 21 novembre film, documentari, videoarte, libri sul cinema, masterclass e incontri con gli autori. Efebo d'Oro per i nuovi linguaggi ex aequo a due web series innovative, sia nel criterio di produzione che nel linguaggio. Elba, prodotto in Italia, e Notte Noir, una produzione svizzera. La Banca Sant'Angelo ha fondato il premio Efebo d'Oro nel lontano 78 da un'iniziativa dell'allora presidente Nicolò Curella, presidente della banca, e dal dottor Lauretta e dal dottor Catania. Nacque proprio da un'iniziativa loro, furono i soci fondatori, per cui la banca ha sempre seguito, sia da un punto di vista, come dire, affettivo, sia perché c'era un connubio molto forte tra l'Efebo Agrigento, storia della banca, storia dell'Efebo, per cui proprio proprio per il fatto di averla fondata, poi nel tempo è rimasto questo legame affettivo e di sostegno nei confronti dell'Efebo, che ha valorizzato le migliori energie creative, dandogli anche un respiro di tipo nazionale, a volte anche internazionale. La nostra antologia, che nasce ad Agrigento, segna nuove pagine che non vogliono essere per favore assolutamente enfatizzate, ma che denotano la ricerca, la buona volontà, l'amore per il cinema, per l'immagine e la scrittura e per i nuovi linguaggi che è proprio l'immagine, che è proprio il mezzo visivo, audiovisivo, crea. Abbiamo la vostra attenzione, che ci interessa moltissimo, perché cerchiamo proprio di coinvolgere nell'aspetto cinema, difatti anche il Centro Sperimentale di Cinema a Palermo ci dà spazio e collaborazione, e soprattutto cerchiamo di avere quei ragazzi che lavorano sul cinema e che dal cinema traggono il leitmotiv del nostro tempo. La spia è anche una grande spy story, non a caso tratta da un grande John Le Carré. Sì, l'attenzione l'abbiamo voluta spostare però anche sui nuovi linguaggi, premiando due web series ex aequo, una italiana e una svizzera, perché la nostra intenzione è quella di fare di questo premio una sorta di nuova concezione della ricerca sul rapporto fra le immagini e la scrittura. Noi premiamo soprattutto i festival che sono in grado di mettere in mostra un circuito che mette insieme sia l'appeal fotografico, quindi attraverso le immagini raccontare la nostra terra, ma anche ciò che diventa un'attrazione di turismo, quindi diventa un elemento qualificante dell'offerta del territorio, che permette di richiamare oltre al pubblico cittadino anche altro pubblico interessato a vedere queste rassegne. L'importanza dell'Efebo d'Oro è proprio la sua intanto storicizzazione, è una manifestazione ben conosciuta, ben radicata, che mette insieme cinema e letteratura, raccontando quello che attraverso il cinema e la letteratura è la nostra terra. L'anno scorso anche la cerimonia d'apertura, così come la premiazione, hanno avuto luogo ai cantieri, allo spazio De Seta, che è il cinema della città, quindi diciamo per definizione il luogo deputato alle attività riguardanti il cinema. Quest'anno il territorio, diciamo, dell'Efebo d'Oro si espande anche con altri luoghi, un altro peraltro del comune è il San Mattia al via Torre Muzza, così come il centro di cinematografia, che ospiterà tanti degli eventi in calendario, e tantissimi altri spazi.